Mano luminosa. Ho letto che Gustave Gellé, 1865-1924, medico francese, metà psichista, iniziò le sperimentazioni con lo strumento polacco Franek Kluski. Gellé riferisce di una colonna ectoplasmatica, fosforescente, che si formò accanto allo strumento. Da questa colonna, dopo qualche minuto di indecisione, uscì una mano luminosa, perfettamente formata e di grandezza naturale, che gli batté più volte e amichevolmente sul braccio. Gellé cercò invano di creare un metodo nel quale la sua impostazione metapsichica si accordasse con la scienza. Perché invano? Commento. Perché la scienza si serve della mente e la mente non è in grado di spiegare lo spirito. La mente è il veicolo che serve per agire nel piano fisico e basta.